originale Febbre da Tango ritorna alla quarta stagione, da novembre il venerdì alle 20.30 su Sesta Rete, canale 215 del Digitale Terrestre e in live stream sul canale YouTube di Sesta Rete. Benvenuti ad un altro appuntamento con l'originale Febbre da Tango. Oggi partiamo dalla palestra, dall'Accademia Progetto Tango, perché raccontiamo uno degli appuntamenti più graditi della stagione tanghera Progetto Tango, quello con il laboratorio coreografico. Accademia Progetto Tango, oggi parliamo del corso coreografico, ormai una realtà consolidata e sempre più frequentata. Sì, questo è un corso che ha tanto successo perché è rivolto a persone che ballano già da tanti anni e che vogliono mettersi in gioco, vogliono cercare di provare all'interno di una situazione che li vede coinvolti sul palcoscenico qualcosa che parte dal tango tradizionale. Quest'anno stiamo dedicando Gocce di Tango proprio al tango scenario, anche per dimostrare come lo studio del tango scenario sia comunque propedeutico a migliorare anche il proprio ballo in pista. Sì, certo, il tango scenario non è altro che un modo di riproporre alcuni concetti, alcune situazioni del tango salon e di metterli su un palcoscenico dove ti guardano da molto lontano, per cui è una sorta di amplificazione dei movimenti che parla anche ad una modalità diversa di rispondere da parte del corpo. A proposito di questo, mi sembra anche un ottimo proseguio di quello che è il tango per chi impara a ballarlo. È una bella educazione del corpo, come lo è il teatro, il palcoscenico, aiuta anche ad entrare un po' in confidenza con se stessi, quindi migliora come sempre nel tango anche altri aspetti della propria vita. Sì, migliora anche la propria personalità, perché il tango salone è un po' intimista, no? Si cerca il contatto con la musica, con l'abbraccio del proprio partner, della propria partner, mentre il laboratorio coreografico cerca di far esplodere, di far andare fuori questa intimità, e devi mostrare l'intimità a qualcuno che ti vede dall'esterno. Ricordiamo che è aperto a tutti, non soltanto agli allievi dell'Accademia Progetto Tango, ma anche agli esterni che magari vogliono cimentarsi soltanto in questa esperienza. Sì, sì, a tutti coloro che comunque abbiano una buona esperienza di tango salon per poterlo poi tramutare, traslare in quello che il palcoscenico richiede. E con Aleandra e Adrian anche i seminari di Milonga, ma anche i seminari di laboratorio coreografico e una novità, la macchina tanghera. Lezioni coi maestri stabili Angelo e Donatella, con Walter e Margherita, amatissimi e presenza costante all'Accademia Progetto Tango. Ma l'Accademia si approfitta anche dei maestri che periodicamente transitano per stage e seminari. Eccezionale la lezione di Alejandro e Adrian durante il tango delle feste appena trascorso, una lezione di laboratorio particolare. I ballerini nella propria individualità fanno parte di un tutto teatrale, creando una melodia. E questa è la macchina tanghera di Adrian e Alejandra per il corso coreografico più avanzato. Diciamo che non è un tango classico, vamos a escucharlo dopo. Y lo que vamos a proponer es de hacer una piccola máquina tanghera
tutti los personajes que forman parte de un todo, como una melodía. Cada uno es un sonido, pero el sonido da solo no significa niente. In questa struttura tipica del vals si vede una cadena continua che si chiude con una salita cruzada e una parada finale.
Il tango da improvvisare è bellissimo, ma ovviamente quello coreografico offre delle possibilità espressive, se non migliori, certamente diverse. Dai maestri splendidi in coreografie e superbi nell'improvvisazione, Adrian e Alejandra, anche giudice ai campionati mondiali di Buenos Aires, passiamo a conoscere i campioni di tango e scenario 2019. Per la rubrica Città che vai, Milonga che trovi, siamo andati a Reggio Calabria, ospiti di Dino Toscano e Dina Spagnolo, coppia nella vita e nel tango. Amici già nostri protagonisti in passato, ci hanno ospitato durante 1 o 2 giorni di stage e seminari con i giovanissimi campioni di tango e scenario 2019. Fernando Rodriguez ed Estefania Gomez sono stati premiati con la Coppa del Mondo Tango 2019 nella categoria palcoscenico. La coppia di Rio Negro ha ballato al ritmo di Kicho, una composizione del leggendario bandoneista Astor Piazzolla. Una coreografia perfetta, secondo la giuria che ha assegnato loro 9.711, il massimo della serata. La nostra allieva tanghera si trovava a Buenos Aires, proprio andate a vedere i campionati e dopo l'evento che hanno vinto loro i campioni è rimasta proprio estasiata e ci ha proposto, per cui ha contattato anche loro e quindi siamo riusciti ad averli qui in Calabria per la prima volta. Una umiltà unica che ci hanno fatto fare veramente una grande esperienza di passi, anche di lezione. Di lezione, di passi, di abbracci, di connessione che comunque anche con i nostri maestri facciamo, però loro ci hanno dato, come dici, una goccia sull'altra. Siete degli ambasciatori del tango, comunque avete tante mete. Vi faccio una domanda che mi piace fare agli insegnanti: qual è la cosa più difficile da insegnare di questo tango per voi? È l'animo. Che corrisponde a una espressione di quello che è il nostro bagaglio culturale, che sebbene gli italiani come anche gli spagnoli sono molto vicino a questo, dato che noi siamo un popolo composto metà per voi anche, però credo che quello è lo più difficile. Sono cose che io sempre dico ai miei allievi: ci sono delle cose che io non ti potrò mai insegnare, però che tu puoi imparare. Maria Antonietta Miccoli, li ha portati da Buenos Aires e oggi mi fai anche da traduttrice. Sì. Allora, intanto benvenuti ragazzi, è veramente una gioia avervi. La prima volta in Italia, voglio sapere questo impatto com'è stato. Hanno capito? Vado direttamente. Come sta? Barbaro, non si incanta. Ah, che bello, noi adoriamo l'Italia e vogliamo veramente venire. Siamo molto felici. Molto felici di poter stare per la prima volta in Italia. Per noi è un regalo poter condividere con gli italiani il nostro tango e la nostra arte. Allora, prima notavamo tra di noi chiacchierando questa scritta importante, perché siete ambasciatori della vostra, insomma, regione. Me lo volete spiegare? Noi rappresentiamo San Antonio Oeste, nella provincia del Rio Negro, della località balneare della Scruta, nei mondiali di tango argentino, e siamo stati nominati ambasciatori e culturali della provincia che si trova nel sud della Patagonia argentina, e siamo felici di portare la bandiera della Srutas, di San Antonio e del Puerto in tutto il mondo. E sono stati per la prima volta i campioni a vincere da quella parte. Io volevo farti adesso una domanda andare un po' sul tecnico. La scorsa stagione, il 2019, ci sono state tante cose nuove, diverse, in finale due gemelli, e per la prima volta un russo in salon che vince, insomma ci sono state un po' delle cose particolari. Volevo la loro opinione come persone che hanno gareggiato e hanno visto queste cose diverse, nuove, belle, per carità. Quando voi lo vedi da fuori al mondiale, i mondiali quando li vedi dall'esterno e quando lo vedi non sono uguali a quando lo vedi e lo senti dall'esterno, non sono uguali. È totalmente diverso quando sei in competizione, uno dei mondiali più difficili per tutte le cose differenti che aveva, ma in verità è da ammirare grazie a questa differenza. Por esas diferencias, lo bueno es que cada uno fue con lo que sentía ir. La cosa buona è che ognuno ha potuto fare ciò che sentiva. È stato un anno molto difficile, allo stesso modo perché c'erano molti professionisti della danza,
E noi li conoscevamo personalmente, la maggior parte delle coppie che stavano gareggiando con noi, e c'erano coppie di professionisti molto, molto buone, che hanno lavorato molto. Per questo siamo molto felici di aver vinto. Dal punteggio, in base al punteggio, allora è stata un'esibizione perfetta, magnifica, quindi complimenti veramente. La canzone, il brano, il tango era difficile. Il tango è stato scritto da Piazzolla. La versione originale dura 7 minuti. Noi per regolamento non possiamo ballarne più di 4. E la versione che balliamo è del sextetto maggiore. E Chiccio è un tema che nessuno balla. È molto difficile. È molto, molto difficile. Ci siamo innamorati del tema con Estefania e decidemmo di raccontare una storia. Per questo abbiamo scelto Chiccio al di fuori dell'ordinario. Noi cerchiamo sempre qualcosa di straordinario come coppia di tango. E insomma siamo riusciti a realizzare il sogno di raccontare una storia. Ci siete riusciti perché avete avuto un punteggio altissimo, da coreografia perfetta. Evidentemente. Noi non vediamo l'ora di vedervi, in bocca al lupo per questa esperienza, per questo anno da campioni. Altri progetti? Sì, sì, tenemos proyectos, sempre tenemos proyectos. Hemos empezado. Abbiamo iniziato con la nostra compagnia Tango Sol. Así que con la compañía. E con la compagnia e noi viaggeremo. E sì, abbiamo dei progetti. Molto, molto felici per aver vinto i mondiali e, come dice Stefania, per mettere i sogni nel cassetto e trasformarli in realtà. Come per esempio stare in Calabria, che come dicevo agli organizzatori di questa festa, l'Argentina assomiglia molto alla Calabria e all'Italia. E questo ci fa molto, molto felici. Sono stata accolta benissimo da Maria, da Lino e da tutti gli organizzatori di questa milonga. Ci siamo sentiti a nostro agio, molto rilassati, e ne approfitto per ringraziarvi. Felice di stare qua. Grazie ragazzi.
riconoscimento all'altro, dopo la recente notizia della candidatura del Festival di Catania agli Oscar di Buenos Aires come migliore al mondo, vediamo un altro premio già preso, quello Aquila d'Argento, premiati cultura e impegno in ambito sociale, professionale e artistico. Il riconoscimento ad Angelo Grasso, emozione condivisa con gli allievi, Proietto Tango, esaltata dall'esibizione di Marta Limoli e Cosimo Corricciati. Maestro, in attesa di altri riconoscimenti sicuramente prestigiosi e importanti, ne hai già ricevuto uno, quest'Aquila d'Argento. Che cos'era? Beh, l'Aquila d'Argento è un premio nazionale dedicato alle arti. In particolare il tango in questo anno è assurdo ad arte della danza. Quindi io ho preso l'Aquila d'Argento, premio nazionale del 2019, per la danza. È stato un grande riconoscimento, secondo me, perché comunque riconoscere il tango, ormai patrimonio immateriale dell'umanità, come un'arte, sopra tutte le arti, credo che sia una cosa molto bella, e credo che l'evoluzione del tango verso il terzo millennio andrà sempre in questa direzione. Vogliamo ricordare, tu sei già stato premiato a Buenos Aires come miglior organizzatore, arriva la nomination come miglior festival. Di fatto spesso quando intervisto gli argentini parlo del fatto che loro sono ambasciatori della cultura argentina. Tu sei un ambasciatore italiano in Italia di questo ballo straordinario. Sì, quello che ho fatto e che sto cercando di fare da circa 20 anni è proprio questo, quello di essere ambasciatore di questo modello. Non è semplicemente una danza il tango, è semplicemente un modello di cultura, di modo di vivere, anche di filosofia. Credo che ci sia tanto all'interno del tango. Premio meritatissimo. Straordinaria interpretazione dei campioni di tango e scenario 2019. Thank you.